Oh cazzo! Ecco Pio, aspettavo l'ingresso. Miracolo! Mi sono materializzata. Buongiorno Pino, che ciao. Onore, che tutto piacere. Tutto bene, da quando non ci vediamo? Da tre giorni, da sabato sera dove ti sei rotto un braccio. A te è grande onore per Resophonic, sei unita al progetto Resophonic da un po' di tempo. E insieme a lei ci sono altri che si sono uniti. Resophonic sta diventando un progetto sempre più allargato, una famiglia sempre più allargata. Ed è giusto che sia così, perché alla fine lo scopo è sempre quello, sempre lo stesso. Portare l'acqua ai bambini in Africa. Grazie al nostro mentore che è Mario Riso, grazie al quale è nato questo progetto, sono stati fatti non so esattamente quanti, tu lo sai? Oddio, io ero rimasto a 140, qualcosa del genere. Pozzi d'acqua. E questi pozzi d'acqua fatti nella zona del Kenya danno la possibilità a ogni piccola comunità di sapete l'acqua cos'è, ragazzi? L'acqua è vita, per noi è una cosa normale. Noi apriamo la doccia, ci laviamo, beviamo, ma ci sono quei paesi dove l'acqua non esiste. Si devono fare chilometri per andare a prendere l'acqua nei fiumi. Bambini che muoiono perché c'è l'acqua infetta, l'acqua piena di germi, bambini che muoiono di epatite, lasciamo stare poi l'AIDS, hai capito? Perciò non dimentichiamoci che noi siamo delle persone fortunate, non dimentichiamoci come di questi bambini africani, come di tutti i bambini del mondo che soffrono, che non sanno neanche cos'è un giocattolo e addirittura non hanno da bere e da mangiare. Alteria è qua con noi perché adesso lei presenterà Rock News, tutte le novità, nuovi album, nuovi video, nuovi film se escono, perché no? Che parlano di rock, ogni tanto qualcuno ne esce. Pino, potresti fare tu il promo della trasmissione, direi. No, tutti i giorni, dai, lo dico, mi faccio un po' di promozione. Ma devi dirlo tu. Alle 13.30, quindi prima del tuo database, poi alle 19.30, questo Rock News, perché hanno colto il mio spirito giornalistico e quindi il durissimo compito di aggiornarvi, come ha detto Pino, su tutte le novità del rock musicale. E non, perché anche no, in fondo il rock è un'attitude un po' in tutte le arti, volendo. Quindi vi aspetto, ragazzi, vi aspetto. E poi ci saranno altre novità, dopo arriveranno altri due amici e in più io farò martedì, mercoledì e giovedì da oggi in poi sempre in diretta, a parte qualche volta che salterò perché ho dei concerti, e cercherò il più possibile di invitare delle band sconosciute e non. Sicuramente la gente che verrà qui in trasmissione con me non sono gente di merda, quello sicuramente, perché poi per me essere rock non vuol mica dire che devi fare per forza metal, rock vuol dire anche esserlo nel cuore, perché c'è gente che non fa rock ed è molto più rock di gente che io conosco che dicono, che parlano e suonano rock. Domani per esempio ci sono i nostri amici Lacuna Coil che ci vengono a trovare. E via dicendo. E li salutiamo che erano giù con noi appunto con Resophonic proprio l'altro ieri. Una cosa dicevamo prima io Pino, posso esprimere questo? Ma io la questo... devo dire sta cazzo, ecco, io ragazzi mi sono rotto una spalla a Cagliari l'altra sera. No ma di come però, devi raccontare come. Ero lì che inseguivo una ragazza, ma quale ragazza, ragazzi? Eravamo lì che aspettavamo il pullman per andare a pisciare dietro una siepe al buio, erano le 3 del mattino, ero messo come ero messo. Però non c'entra niente, perché appena mi sono infilato dietro la siepe ho messo il piede in una buca, per non sfracassarmi mi sono buttato sulla sinistra e mi sono lussato una spalla, non riesco a muoverla proprio. E non diciamo che perché non hai l'età, sei proprio un coglione. Ma di la cosa figa che hai suonato con Roger Glover, cazzarola, altro che pisciare nel fosso. L'ho già detto prima. Ah scusa, non ero attenta. Vabbè, insomma, io la mia promozione l'ho fatta. Posso avere ancora il godimento di sentire Jack qui a Database, dato che mi manchi un po'. Io ci sono. Eccoci, dai, leggimi un messaggino come vecchi tempi. Unico messaggio e poi mandiamo il video. Vai. Okay. Ciao Pino, mi chiamo Elisa e ho 16 anni. Ti ho visto al concerto di Piazza Brembana e ho anche fatto una foto con te. Tutti i miei amici ti giudicavano male, mentre io avrei voluto essere sotto il palco e urlare con gli altri ragazzi. Purtroppo troppe persone non capiscono di essere solo presi in giro dai più potenti. Spero almeno che la mia generazione si risvegli da questo incubo. Hai una voce incredibile. Un bacio, Elisa. 16 anni. E beh, ma meno male impariamo, che c'è una nuova generazione. Impariamo da queste persone, da questi ragazzi della nuova generazione, che c'è tanto da imparare. Non so tutti dei coglioni, non so tutta gente che si fanno prendere per il culo.
ci sono ragazzi come Elisa, perciò sicuramente siete in tanti. Un bacio, grazie. Bacio, te lo mando anch'io il bacio, Elisa, e posso lanciare il video? Sicuramente. Posso. Questo è un video che lancio molto volentieri perché loro sono la mia band preferita in assoluto. Sto parlando dei Led Zeppelin, All of Love.